Megna lesione muscolare al polpaccio, rientro a metà febbraio, da che dicevano per il Tottenham, già adesso si parla tra Tottenham e Monza, già stiamo iniziando a slittare un'altra volta. Tomori, lesione di un muscolo rotatore dell'anca sinistra, tentativo di rientro nella prima metà di febbraio. Florenzi, problema al flessore della coscia sinistra, rientro metà febbraio. Benacer, problema muscolare al bicipite femorale sinistro, da valutare contro l'Inter, non giocherà mai. Dest, affaticamento muscolare alla gamba, da valutare contro l'Inter, ci sarà mai. Ibrahimovic, problema ginocchio sinistro, ipotesi di rientro col Torino, che giocheranno dopo il derby praticamente, ma comunque entro febbraio, quindi anche qui già ti illudono e poi in realtà entro febbraio. E va bene ragazzi, quest'intro per dirvi cosa? Che stride un po', no? Sta situazione disastrosa a livello di infermeria, col fatto che il Milan abbia comprato solo un giocatore nel mercato di riparazione, vale a dire Vasquez, portiere del colombiano, arrivato dal Guarani, che peraltro non è pronto, l'ha detto Pioli, non è pronto, perché Tatarugiano è pronto? Chiedo, non voglio fare polemica ragazzi, ho messo questa musica in sottofondo, soave, anche un po' malinconica, che ci accompagna in questo periodo super malinconico. Prima però vi chiedo gentilmente di lasciare un like e anche di fare una piccola colletta. Qualcuno di voi già ha donato qualcosa, i soldi li ho già girati a Maldini e Massara, perché a quanto pare servono. Quindi cliccate sul tastino grazie presente sotto la schermata di questo video e fate anche voi una piccola donazione per un mercato estivo possibilmente più florido. E ragazzi, i problemi nel Milan sono tanti, no? È ovvio che uno vorrebbe una prima punta più forte, un esterno destro decente, magari un Vicetteo un po' più affidabile, il famoso centrocampista serio che non abbiamo, possibilmente anche un difensore centrale perché Kier sta faticando, perché Tomori è infortunato, perché questo, perché quello. Ma io una cosa chiedevo: un vice Maignan decente. Sono stato accontentato? No. E questa roba qua mi fa rabbia, ragazzi, perché io capisco la filosofia della società, no? Dice non vogliamo spendere spa. Va bene, sono d'accordo, sono d'accordissimo. Però secondo me ci sono problematiche e problematiche. Come io vi ho detto anche ieri, no? Paradossalmente io tra un esterno destro offensivo discreto e un buon vice Maignan, io preferivo il vice Maignan. Lo preferivo perché lì è evidente il problema. Ci sono tanti problemi in questo Milan e come vi ho sempre detto, non voglio buttare la croce addosso a Tatarugiano. Sono sicuro che far venire un altro, cioè secondo me se viene un altro portiere, poco meglio. Anzi, fosse venuto, visto che ormai fosse venuto un portiere al posto di Tatarugiano, anche poco meglio ne avrebbe giovato tutta la difesa. Perché la sensazione, ora come ora, è che davvero non c'è fiducia da parte di nessuno verso Tatarugiano. E poi sbagliano anche i singoli, sbagliano anche persone come Tomori e Kalulu, che lo scorso anno sbagliavano davvero poco. E questo non è avvenuto. E rimane un po' il rammarico, no? Perché dico, ok, sostenibilità. Questa è la parola più gettonata in casa Milan. E io sono molto orgoglioso del processo degli ultimi anni del Milan, che sta riuscendo a rientrare da un sacco di debiti che aveva. E sono orgogliosissimo di questa roba qua. Sono anche dell'idea che qualche strappo alla regola ogni tanto ci sta. Ma il bello è che non è che voglio uno strappo alla regola per avere in squadra Alisson. Non sto chiedendo questo. Semplicemente avere un portiere che abbia più credibilità agli occhi dei tifosi, agli occhi dei difensori soprattutto, agli occhi del mister, e che sia un po' meglio di Tatarugiano, un po' meglio.
Cioè, sportiello non è un portiere che mi fa impazzire, non è che dico, oh mio Dio, che figata potrebbe arrivare sportiello. Non dico questo, però dico che ora come ora, fare un sacrificio economico con l'Atalanta per dandogli un po' di soldi per avere sportiello, è un sacrificio che avrei fatto, perché ora come ora abbiamo bisogno come l'aria di più affidabilità, maggior ragione che non sappiamo Maignan quando rientra. Non so voi ragazzi, ma io sono scettico su Maignan. Perché mentre sugli altri infortuni, anche durante le conferenze stampa, quando si chiede, oh, sì, no, vediamo, sta procedendo bene, il rientro possibile per, danno più o meno una data. Poi a volte viene rispettata, a volte no. Per quanto riguarda Tatarugiani, per quanto riguarda Maignan, invece, vedo uno scetticismo generale, un dire e non dire, anche quando si fanno le domande a Pioli, lui forse un po' per scaramanzia, o forse perché c'è qualcosa di più grande dietro, non lo so, forse l'infortunio muscolare è più grave di quel che si pensi, però non riesce mai a dare una data precisa, tant'è che anche quando Scaroni disse rientrerà col Tottenham per la partita d'andata di Champions League, io avevo fatto anche un vlog, ho detto, bah, ragazzi, io non mi fido tanto, ma non perché so qualcosa in più, ma semplicemente perché percepisco che la situazione potrebbe essere diversa. Poi magari mi sbaglio, poi magari col Tottenham ci sarà Maignan, in quel caso sono contentissimo, però non lo so, già adesso iniziano a dire tra Tottenham e Monza. Poi diranno tra Monza e il ritorno col Tottenham, poi diranno dopo il ritorno della partita col Tottenham, so già che slitterà, mi auguro di no, ma ho questa sensazione, poi con le sensazioni non ci azzecco tanto, quindi speriamo di non azzeccarci neanche in questo caso. Però dico, considerando che al posto di Maignan non volevo Alisson o chi per lui. Ma possibile che uno sportiello davvero tu non sei riuscito a prenderlo? Un Ochoa! Ochoa, santo Dio! È un po' come gli allenatori, no? Quando le cose vanno male, licenzi uno, non puoi permetterti subito un big e prendi il famoso traghettatore. Ochoa non poteva essere un buon traghettatore, a parte che è pronto, a differenza di Vasquez, che a quanto pare non è pronto, no? E ha subito giocato e ha giocato bene sta giocando bene con la Salernitana. Contro il Milan ha fatto un partitone pazzesco, poi ne ha presi 8 dall'Atalanta, ma l'Atalanta ora, a parte che noi ne abbiamo presi 5 dal Sassuolo ed è molto più grave rispetto a prenderne 8 dall'Atalanta, ma poi anche le partite successive ha comunque subito poco e non dimentichiamoci che gioca nella Salernitana, una squadra che concede veramente tanto, quindi quella partita con l'Atalanta, per carità, ha preso 8 gol, ma avrebbe potuto prenderne 15, quindi bisogna anche non guardare solo le statistiche, ma guardare anche i tiri subiti con le parate effettuate. E quindi dico, un Ochoa non poteva essere un buon traghettatore, è grande, non sarebbe mai stato il portiere del futuro del Milan, ma del presente progressivo perlomeno, fino al rientro di Maignan. Secondo me poteva essere un Gollini. Gollini. Perché no? Perché non provare a prendere Gollini, che magari è più pronto rispetto a Vasquez e sicuramente molto più affidabile rispetto a questo Tatarugiano, che ormai ha preso una brutta piega. Il problema è anche questo. Io non dico che Tatarugiano sia scarso, il più scarso, però a parte che a me non piace, ma va bene. Ma oltre a non essere fenomenale, per usare un eufemismo, sta vivendo anche un periodo di sconforto dove veramente nessuno lo sopporta più. E questo va preso in considerazione, secondo me. Secondo me va preso in considerazione. Quindi, mercato del Milan, mi ricordo un po' quel meme, non mi aspetto nulla, ma sono già deluso, perché sapevo che non avremmo preso nessuno. Ero convintissimo, anche perché Maldini lo ha ripetuto più volte. C'è stata quella parentesi Zaniolo che il Milan ci ha provato, poi voglio proprio vedere come cazzo ci ha provato. Mi sembra tipo un ragazzo che va dalla ragazza, così dice: guarda, comunque sei carina, tu non mi piaci, ok, no, scusa, scusa, non, e vado via. Così, secondo me la trattativa del Milan è stata questa, ma Zaniolo no, ok, scusa, scusa, e sono andati via. Non mi immagino una trattativa vera e propria per Zaniolo. E la cosa che mi lascio un po' così, e anche il fatto che non siamo riusciti non solo a prendere qualcuno, ma neanche a dare gli esuberi. Bakayoko.
Bakayoko, possibile che non riusciamo a darlo via? Ok, ci sta, non abbiamo soldi, non possiamo acquistare nessuno, ma non riusciamo neanche a darli via? Cioè io l'unica immagine che ricordo di Bakayoko nel Milan da quando è rientrato è questa. Cioè io oltre a questa non ricordo nessuna giocata. Non ricordo nessuna goccia di sudore di Bakayoko. Cioè è imbarazzante la situazione Bakayoko, ragazzi. Già quest'estate avremmo dovuto darlo via, non siamo riusciti e ora ce l'abbiamo ancora sul groppone da qui fino a giugno. Poi se tutto va bene a giugno dovrebbe tornarsene al Chelsea. Anche qui è grave che non sia riuscito a darlo via, a trovare un accordo col Chelsea e darlo, che cazzo, non so, alla Cremonese, lo voleva la Cremonese, lo volevano in Francia, lo volevano ovunque, lo vogliono tutti ma non se lo piglia nessuno. Anche qui la mancata cessione secondo me è una lacuna grave. Il suo manager ha detto purtroppo c'era poco tempo e ci credo, ti svegli il 31 gennaio, è normale che non c'è tempo, se già prima magari ti attivi, ma la verità è che magari Bakayoko non voleva andarsene, che cazzo gliela va a fare ragazzi? Sta lì in panchina col cappellino rosa, piglia i soldi, che gliela fa fare? A parte che bisogna anche capire le condizioni del riscatto, perché a volte ho letto diritto di riscatto, in quel caso sto tranquillo perché in teoria non dovremmo riscattarlo, ma non mi stupirei neanche se lo riscattassimo in qualche modo. D'altre parti ho letto si riscatta a determinate condizioni. Ora ste condizioni spero che non fossero indossare un cappellino rosa, perché altrimenti dobbiamo riscattarlo per forza. Se invece sono, come dire, condizioni legate alle presenze in campo, quest'anno non ha mai giocato tipo Mirante, zero, mentre lo scorso anno ha fatto qualche partita. Ora non penso che per quelle 5-6 partite, poco più, che ha fatto lo scorso anno siamo obbligati poi a riscattarlo. Ci manca solo questo, ci manca solo questo. Va bene ragazzi, quindi il mercato, il voto al mercato del Milan per me è 4. Ditemi cosa ne pensate. Per adesso è tutto, a domani, ciao ragazzi.